Ci risiamo, io continuerò fino alla fine al parcheggio donatore di sangue. Allora, siamo ovviamente accolti in questo modo, come rifiuti. Rientra la normalità, c'era stata una promessa di pulizia e mi sembra che non sia stata mantenuta. Poi decidete voi, eh. Questo è quanto. Continuano ad arrivare le segnalazioni che i ragazzi entrano e escono da questo posto, le defecazioni stanno sempre lì all'angolo. Io sono uscito da poco dall'ospedale e continuerò a stare in ospedale la mattina in The Hospital fino al 22 ottobre. E sono venuto semplicemente a vedere se era stata rispettata la promessa. Mi sembra proprio di no. Questo è un vero schifo, ma veramente un vero schifo. Cioè, mi sto vergognando, ma sul serio. Non riusciamo a pulire questo posto, poi ovviamente il motorino, l'unica differenza è che è a terra adesso. Vabbè, qualcosa si è mosso. Qui ci vengono a dormire, qui sta a terra una messa giaciglio. Ora, se volete io scendo anche sotto, tanto. La sporcizia è sempre la stessa. Io sto con il mio collare che mi immobilizza il collo. Qua è tutto uguale, lei si ringa stando là. E adesso non mi posso chinare più di tanto, ragazzi, perché ho un movimento che è debole. Guarda, ecco come sono, vedete? Collare e tutto il resto. Qui hanno portato via la rete, le bottiglie di birra sono rimaste lì. È veramente un'indecenza, vedete lì, c'è il giaciglio. Quindi la promessa non è stata mantenuta. Ero veramente curioso. Dopo quasi un mese di ospedale, il The Hospital è iniziato da pochi giorni, mi aspettavo altro dalla mia città. Sinceramente sono molto ma molto deluso. Non siamo riusciti a chiudere un cancello. Non siamo riusciti a dare dignità a questo luogo, all'intero quartiere. Sono rimasti i cassonetti della Tea, ma sono contento. Carta e cartone e vetro, mi raccomando. E vabbè, posso tornare a fare il The Hospital. Un abbraccio a tutti. Questa non è Teramo.